Due o tre elementi che, che offriamo a voi e a chi ci sta seguendo in diretta, legati all'attualità ma non solo. Fra pochi minuti partirà da Milano una carovana di furgoni che arriverà a Roma domani mattina quando intorno alle 10 depositeremo in Corte di Cassazione circa 3 milioni di firme, eh, firma più, firma meno, per i cinque referendum su cui abbiamo iniziato a lavorare tre mesi fa, il dato aggiornato a pochi minuti fa sul primo dei cinque referendum, essendo una mareale firme, però dice che sulla legge Fornero, che è il primo dei cinque, domani depositeremo in Cassazione 550.000 firme con relativi timbri, certificati, documenti e quant'altro, e quindi riteniamo che anche per gli altri quattro eh, il numero sia lo stesso. E quindi, mentre la politica parla del nulla, mentre domani si preannuncia un confronto PD-5 Stelle sulla legge elettorale, che penso sia l'ultimo dei penultimi problemi dei cittadini italiani, noi contemporaneamente, mentre domani eh, si baloccheranno con la legge elettorale i primi due partiti eh, italiani. Noi depositeremo le firme che parlano di pensioni, di lavoro, di prostituzione, di sicurezza, quindi con un vero e proprio programma di governo e di opposizione alternativo al PD e ai 5 Stelle e penso di poter dire anche più serio. Eh, ci sono dei dati assolutamente interessanti su dove e come abbiamo raccolto queste firme, ci sono. Raffaele, se vuoi entrare nello specifico, però quasi 100.000 firme raccolte nei comuni del Sud. Eh sì, grazie. Sì, abbiamo fatto quasi 100.000 firme nel, nei comuni del Sud, peraltro significativo anche il dato di Roma-Provincia con più di 10.000 firme. 15.000 firme in Sicilia, 14.000 in Campania, un risultato che io trovo interessante anche le 1.250 firme raccolte nel... Comune di Palermo. Questi sono dei dati che poi vi daremo magari quando saremo pronti in maniera disaggregata in modo che la valutazione la possiate fare anche voi. Se mi permette il segretario credo che questo sia anche uno dei passaggi che è conseguenziale al lavoro che abbiamo fatto prima con i referendum e poi con l'azione eh, sulle, eh, sulle europee dove il riscontro di questa proposta inclusiva che era lavoro, sicurezza, cose che interessano la gente probabilmente come diceva Salvini eh, interessano di più più queste cose che non le allegorie sulle leggi elettorali, il risultato mi sembra interessante. Abbiamo avuto, peraltro, eh, lavorando anche con l'Onorevole Attaquille, che è qui presente, eh, tantissimi riscontri anche da parte di rappresentanti istituzionali, compresi i Presidenti di provincia, consiglieri regionali, consiglieri comunali, che si stanno avvicinando a questo progetto inclusivo che la Lega ha messo in campo per la parte dove naturalmente non eravamo prima presenti. Questo credo sia un buon risultato e i dati referendari dimostrano che c'è voglia di cambiare, specialmente raggiungendo politicamente alcuni temi in tutto il Paese e non semplicemente in alcune parti. Di questo avremo modo di parlare da qui al 20 luglio, quando ci sarà il congresso federale della Lega Nord in quel di Padova, aperto anche ad altre realtà con cui fino ad oggi la Lega non è stata in grado di dialogare. Eh, oggi c'era Sua Maestà e Sua Divinità Renzi alla Camera e poi al Senato, partita permettendo, non so se ci sarà un'interruzione per l'ora e tre quarti dell'evento di interesse planetario, noi saremo in aula tutti a, a cercare di parlare di cose serie. Eh, comunque, siccome appunto la nostra sfida a Renzi eh, nasce da, da proposte assolutamente concrete, Giancarlo, io l'ho ascoltato non dalla Camera ma dal, dal video, mi sembra che oggi ci sia stato il nulla totale, Renzi oggi abbia dato il meglio di sé da parolaio vuoto e quindi poi sulle vicende del gruppo della Lega Nord al Parlamento europeo e sul futuro da domani in avanti della Lega Nord al Parlamento europeo parlo dopo aver ascoltato Giancarlo. Eh, oggi il Presidente Renzi ha illustrato il programma per il semestre italiano eh, 50 minuti devo dire che la sintesi non è il suo massimo però eh, come è noto ha grande capacità comunicativa però eh, oltre a saper comunicare bene bisogna anche comunicare qualcosa eh, diciamo che non c'è stato niente di nuovo rispetto a, a quello ad alcune banalità eh, la sintesi anche giornalistica che è stata fatta è quella della serie o vi prendete anche voi i rifugiati o tenetevi la vostra moneta. Ora, il singolare trasloco sul fronte anti-euro di Renzi è sotto un certo aspetto simpatico, quello che noi alla fine temiamo, che ci teniamo sia i rifugiati sia la moneta, e quindi non funziona nemmeno questo tipo di scambio. Per il resto... Rispetto alle perentorie scadenze a cui ci aveva abituato, aveva abituato gli italiani, credo che andiamo un po' più laschi e lunghi all'italiana e dai 100 giorni siamo passati ai 1000 giorni, quindi uno zero che però in qualche modo fa la differenza. C'è da capire se questo Paese riuscirà a reggere ancora 1000 giorni e attendere le riforme o un cambio radicale. E per quanto ci riguarda credo che oggi sia stata un'occasione persa. Eh, magari in 5 o al massimo 10 minuti si potevano due, dire dei concetti forti come quelli che noi abbiamo riassunto nella nostra risoluzione faccio un solo esempio eh, mi sembra evidente che se qualcuno non, abbia, non ha il coraggio come abbiamo il coraggio noi di chiedere in qualche modo di ripensare la moneta unica però bisogna avere il coraggio di dire che l'attuale tasso di cambio del, dell'euro è totalmente sconsiderato rispetto alle potenzialità della nostra economia e quindi eh, un obiettivo di lungo periodo della parità 1 a 1 dollaro euro potrebbe essere un qualche cosa da considerare o da far considerare per aiutare concretamente la nostra economia al di là di tutti i programmi vari jobs act, eh, leggi delega, decreti legge vari di cui si parla e che eh, alla fine rischiano di essere assolutamente inconcludenti. Quindi 50 minuti di comunicazione priva di contenuti e quindi da parte nostra ovviamente delusione. Sì oltretutto da buon cameriere con l'impegno a mantenere tutti i patti, tutti i tetti, il 3% rapporto deficit-pil che signora Merkel gli ha chiesto, quindi assolutamente se questo è l'esordio del semestre italiano... Basta andare in giro col cappello in mano e avrebbe fatto, avrebbe fatto miglior figura. A Bruxelles è chiaro ed evidente che c'è una reazione fortissima dei difensori del fatto che nulla cambi. Eh, oggi, la notizia, una delle notizie è che il prossimo Stato candidato a entrare nell'Unione Europea è niente poco di meno che l'Albania che per storia, per economia, per cultura e per religione è assolutamente legata e vicina al nostro passato, al nostro presente e al nostro futuro, quindi è evidente che l'Europa è sempre più un centro commerciale, è sempre meno una comunità di, di interessi e di identità, e il fatto che eh, il gruppo a cui noi stiamo lavorando, a cui lavoreremo e che nascerà, ovunque sia il più ostacolato della storia del Parlamento europeo, ci dice che siamo nel giusto perché stiamo assistendo a una campagna acquisti, a una campagna stampa, a una campagna diffamatoria come non si ricorda nei precedenti del Parlamento europeo. Evidentemente il terrore di un gruppo di opposizione seria, e quando parlo di opposizione seria non parlo di un gruppo che all'interno ha i 5 Stelle evidentemente, il terrore per un gruppo di opposizione seria che vede lo spauracchio dei francesi, degli olandesi, degli austriaci, della Lega e dei fiamminghi. Sta facendo fare carte false a chi ha molti più soldi di noi e quindi a chi è in grado di dissuadere persone non particolarmente coraggiose dall'aderire a questo gruppo. Non ci fermiamo, ci mancherebbe altro. Anzi, anzi, se pensano di intimorirci, ne vedranno delle belle. Sia quando arriverà Sio Renzi a illustrare. Ecco, spero che non venga a fare la figura del cioccolataio che ha fatto oggi a Strasburgo, settimana prossima, e poi siccome a metà luglio verrà. Se così eh, accadrà eh, incoronato il nuovo Presidente della Commissione europea, se assisteremo al golpe della votazione di Juncker col silenzio della sinistra, significa che veramente questi ci stanno chiudendo in una gabbia di matti e ci vogliono far morire di disoccupazione. E faremo i matti, e faremo i matti anche noi, perché se il Presidente della Commissione europea per i prossimi cinque anni sarà uno dei, dei principali colpevoli del disastro economico e occupazionale di oggi, perché il signor Juncker, a parte il fatto che con tutto il rispetto per la diversità sia il presidente del Lussemburgo a guidare 500 milioni di europei, è cosa bizzarra. Però c'è lussemburghese e lussemburghese. Questo è, un, questo è un lussemburghese dannoso e pericoloso. E quindi faremo di tutto perché non ci sia l'inciuccio destra-sinistra col timbro di Renzi. Voglio vedere Renzi che darà l'ok ok a commissario europeo, a presidente della Commissione europea. A una persona che, che ha strangolato i lavoratori europei fino all'altro ieri. Però di questo avremo modo di occuparci fra, fra dieci giorni. E quindi, massima delusione per quanto non abbiamo ascoltato oggi, eh, dice che siamo nel giusto. Se, se anche Renzi arriva a intuire, bontà sua, il fatto che la moneta unica è qualcosa di sbagliato, mh, pur barattandola con un'immigrazione che ci sta vedendo soccombere. Vuol dire che, che magari ci sta ascoltando in diretta e magari qualcosa riesce a capire anche lui. Eh, detto questo, queste erano le tre principali questioni su cui volevamo parlare, però siccome immagino ci sia qualche domanda anche su, su altro, siamo a disposizione per rispondere anche su altro. Se invece siamo stati esaustivi, vuol dire che siamo molto più bravi di Renzi a comunicare velocemente in contenuto. A posto così? No, arco, e, mi sia, stava andando bene. No, ci mancherebbe, no, non sarebbe una conferenza stampa. Eh, qualche chiarimento in più in merito alla mancata composizione di questo gruppo parlamentare europeo. Le diceva c'è una responsabilità, alla fine qualcuno si sfila, non siamo riusciti a comporre una, una squadra, un gruppo e ci lavoreremo ancora. Avete perso però un primo treno. Sì, anche perché abbiamo scelto di essere coerenti fino in fondo, quindi abbiamo detto di no all'adesione di alcuni gruppi di cui non condividiamo fino in fondo il modo di essere e di agire, quindi abbiamo detto no ai greci, abbiamo detto di no agli ungheresi, abbiamo detto di no ai polacchi, abbiamo detto tanti no, il gruppo oggi ci po avrebbe potuto esserci. Però le cose fatte in fretta un tanto al chilo non ci piacciono. Vogliamo un gruppo omogeneo, coerente, ripeto, non un gruppo raffazzonato come quello che mette insieme Farage che parla delle centrali a carbone e Grillo che vorrebbe andare in giro col cavallo. E quindi non ci interessa il gruppo tenuto insieme con lo Scotch, ci interessa qualcosa che, che duri per cinque anni e faccia un'opposizione seria per cinque anni. Se dobbiamo perderci un mese di tempo in più, qual è l'unica controindicazione del fatto che oggi non abbiamo il gruppo è che perderemo qualche poltrona. Perché chi ad oggi ha formato un gruppo si gioca le presidenze e le vicepresidenze delle commissioni. Io non ho chiesto i voti per una presidenza o vicepresidenza di commissione, posso farne a meno, me ne frego e se c'è un gruppo omogeneo fra un mese avrò due poltrone in meno ma avrò un gruppo che va avanti cinque anni. Io sono convinto che la metà dei gruppi che stanno partendo adesso nell'arco di sei mesi si sgonfiano, quindi preferisco non avere fretta all'inizio. Ora però c'è cioè, il problema è che comunque siete eh, fuori da questi gruppi e non si sa dove si potrebbero prendere dei deputati per formare questo gruppo, visto che avete detto già molti no. Quindi quali sono le possibilità concrete e quanto tempo ci potrebbe volere, perché addirittura si parlava della fine dell'anno. Non lo so, non ho sfere di cristallo, però ripeto, non barattiamo la coerenza con la fretta. Eh, così come il gruppo di Fara è nato perché una deputata del Front National di Marine Le Pen nell'arco di 15 giorni dopo essere stata eletta ha cambiato idea, ha abbandonato il suo partito, eh, figurati, se, se è successo in 15 giorni in casa nostra, in casa dei francesi, penso che succederà. Ci sono tante tensioni all'interno sia del Partito Popolare Europeo che dei conservatori, perché è un conto e parlare sulla carta. Un conto è alzare la mano a Strasburgo, anzi schiacciare il tasto, per votare come Presidente della Commissione europea il signor Jean-Claude Juncker, eh, la cui storia è quella dell'Europa della disoccupazione e della fame. E quindi io vorrò vedere i deputati anche italiani, anche di centrodestra, anche di Forza Italia, ad esempio, giusto per stare in casa nostra, che daranno il via libera all'Europa della disoccupazione perché questo sarà, magari con lavallo anche dello stesso Renzi. Quindi fra 15 giorni penso che i mal di pancia saranno tantissimi. C'ho una domanda io. Marbieri TM News. Eh, siccome detto, abbiamo detto di no, coerenti fin fondo da alcuni gruppi che non ci piacciono del tutto, eccetera. Eh, esattamente, immagino i greci Alba Dorata e. Esattamente come avete eh, diciamo, costruito il confine, quali sono, in, in sintesi, in tre parole, perché questi no? Come lo definirebbe? Ma noi siamo contro l'immigrazione clandestina, ma non contro l'immigrato to cure. Non do giudizi di merito, però. Chi distingue nel 2014 un essere umano in base al colore della pelle ha qualche problema. E quindi per noi l'immigrazione è un fenomeno che va controllato, arginato, eh, verificato, eh, radiografato, ma non in quanto bianchi, gialli o neri per problemi meramente di, di equità sociale di, eh, e di giustizia. Eh, poi discriminanti da altri punti di vista per quanto riguarda il ruolo dell'uomo, della donna, per quanto riguarda le scelte di vita, per quanto riguarda le concezioni religiose, eh, da, da parte di qualcuno mi, mi sembrano eccessive. Quindi, noi siamo per un'Europa delle identità, delle diversità, dell'orgoglio, della sovranità. Ecco, a me sarebbe piaciuto che oggi Renzi parlasse un po' di sovranità. Una battaglia importantissima che si aprirà sarà sull'agricoltura. Dove l'Italia negli ultimi anni, eccezione fatta per Zaia Ministro, è sempre andata a Bruxelles col cappello in mano. Pare che l'agricoltura sia scomparsa dall'agenda del governo italiano da troppo tempo, mentre sarà la nostra prima preoccupazione già da settimana prossima a Strasburgo. E quindi, su alcuni fattori, le, le estreme, e lo dico da estremista perché teoricamente la Lega è quanto di più estremo, brutto e cattivo ci sia sulla faccia della terra, anzi ho letto che secondo il signor Oliviero Toscani siamo anche imbecilli e analfabeti noi e i nostri elettori, pur essendo imbecilli e analfabeti comunque decidiamo noi quali sono i nostri compagni di viaggio altrettanto imbecilli e analfabeti con cui percorrere cinque anni di strada. E quindi alcuni sì li abbiamo detti, alcuni no li abbiamo detti, eh, però no, non ho preoccupazione del fatto che entro breve il gruppo ci sarà e sarà più omogeneo rispetto, ripeto, al gruppo di Grillo che è nato per la fuoriuscita di una parlamentare del Front National, quindi saranno contenti gli elettori del Movimento 5 Stelle dall'essere consapevoli del fatto che loro esistono in un gruppo grazie a una fuoriuscita di Marine Le Pen.